Trovati allo spazio informativo di ETV dedicato al mondo della sanità. Questa sera parleremo di chirurgia orale e implantare. Lo faremo con il dottor Marco Rinaldi, chirurgo orale e implantare per l'appunto della Dental Unit della clinica privata Villalba di Bologna. Buonasera dottore. Buonasera. Buonasera e ben ritrovato. Senta, grazie. Innanzitutto questa Dental Unit è in un contesto ospedaliero. Che cos'è innanzitutto e ovviamente che cosa significa dal punto di vista pratico, ma anche per quanto riguarda il rapporto con i pazienti? Sì, beh, per entrambi, cioè sia per noi operatori sia per i pazienti, significa avere la possibilità di interagire con altri specialisti di altre branche affini. Pensiamo agli anestesisti, gli otorini, i radiologi, e possiamo contare sulla presenza di sale operatorie dove noi possiamo eseguire gli interventi che necessitano di anestesia generale, quindi di ricovero. E quindi possiamo trattare tutta una gamma di pazienti difficili negli studi odontoiatrici normali, come per esempio i pazienti con problemi coagulativi, i pazienti cardiopatici, i pazienti odontofobici e tutto, insomma, una gamma di pazienti. E diciamo così che si possono trattare in tutta sicurezza pazienti che possono rappresentare pazienti a rischio al di fuori di strutture attrezzate. Ecco, proprio per quanto riguarda l'implantologia, in che cosa consiste e soprattutto quando può essere fatta? Guardi, l'implantologia consiste nella sostituzione di un dente con una radice artificiale. E questa sostituzione può interessare il singolo elemento dentario, gruppi di denti e arcate complete. È ormai una pratica la più diffusa e la più accreditata a livello mondiale per la sostituzione di denti mancanti e può essere fatta sostanzialmente in tutte le condizioni, basta avere un quantitativo osseo disponibile adeguato per contenere un impianto adatto al dente o ai denti che dovrà sostituire. Quindi per quanto riguarda l'implantologia, come si può procedere innanzitutto e poi ovviamente quali sono le soluzioni che la Dental Unit offre? Sì, ora un modo moderno di procedere dal punto di vista implantologico che la Dental Unit ovviamente offre è partire con un esame tridimensionale dei mascellari, quindi con una TAC. Con questo esame noi acquisiamo tutta l'anatomia in 3D del paziente, poi utilizziamo dei software di progettazione chirurgica, quindi facciamo una simulazione chirurgica dell'inserimento implantare sulle immagini in 3D del paziente e cerchiamo la soluzione, quindi se troviamo osso adeguato la soluzione sarà un'implantologia che in questo caso noi possiamo eseguire con l'ausilio di guide chirurgiche e questa si chiama implantologia computer assistita, oppure altrimenti se non troviamo soluzioni dobbiamo ricorrere a dei trattamenti più avanzati che naturalmente non siamo in grado di offrire. Se però non c'è osso disponibile, quali sono le soluzioni che possono essere presentate al paziente? Se non c'è osso disponibile, noi possiamo seguire sostanzialmente due strade. Cercare dei posizionamenti particolari degli impianti, quindi usare impianti inclinati, oppure nel mascellare superiore impianti zigomatici, che sono particolari impianti che dopo magari ci potremo soffermare un secondo su questo aspetto. Se invece, oppure possiamo ricorrere a un altro tipo di approccio, che è l'approccio che prevede innesti ossei, che possono essere piccoli innesti ossei prelevati dal cavo orale oppure innesti molto più grandi che noi normalmente preleviamo da sede extraorali. Queste sono tecnologie nel 3D? Sì, sono tecnologie 3D con un'aggiunta recente dell'osso customizzato, cioè che sono dei blocchi ossei personalizzati che vengono prodotti da alcuni produttori al mondo che vanno a sostituire proprio il pezzo mancante. Ecco, prima lei faceva accenno agli impianti zigomatici, sì, che cosa sono esattamente? Perché gli impianti zigomatici sono degli impianti molto particolari, che sono impianti particolarmente lunghi perché vanno sono mediamente 4-5 cm di lunghezza e se si usano nel mascellare superiore quando non c'è osso per poter fare impianti normali. Quindi sostanzialmente sono impianti che trovano ancoraggio nell'osso zigomatico che è questo osso qui, quindi fuori dal cavo orale, quindi si entra dalla bocca, si passa attraverso o vicino ai segni mascellari e ci si ancora negli zigomi. Questa è una soluzione che nacque per i pazienti post-oncologici, ma ora ha una grande applicazione a livello mondiale anche nei pazienti che richiedono delle riabilitazioni implantari fisse in presenza di un'atrofia avanzata, quindi di una carenza di osso.
Ecco, la Dental Unit ha anche un sito specificatamente dedicato, sì. www.dentalunit.it e poi /news, perché ci sono per l'appunto una serie di informazioni, magari in forma sintetica, che possono essere utili ai pazienti che ovviamente non sono tecnici della materia. Certo, certo. Cioè, comunque noi siamo sempre disponibili a fare dei colloqui, certo, delle visite, questo non c'è dubbio. Quindi cosa si può trovare nella sezione dedicata alla Dental Unit? Si possono trovare sostanzialmente un po' di informazioni generali sui trattamenti che nella Dental Unit vengono realizzati e poi tutte le informazioni di contatto per eventualmente prenotare una visita, insomma, che è sempre la cosa più giusta, insomma, vedere il paziente. Perfetto, grazie al dottor Marco Rinaldi. Prego. Per averci parlato appunto della chirurgia orale implantare e ovviamente della clinica privata Villalba di Bologna. Abbiamo parlato della Dental Unit. Grazie a tutti per essere stati con noi. Una buona serata. Grazie.